Salve community, ricominciamo con le nostre chiacchierate bassistiche, anche se oggi è una chiacchierata che partirà dal basso, perché Marco è anzitutto un grande bassista, ma andrà oltre, perché non è solo un bassista, però ce lo racconterà lui. Siamo con Marco Maghera, ciao Marco! Ciao Fabio, ciao a tutti di Bass Community. Allora, come dire Marco, la community ti ha un po' conosciuto perché nel video, in uno dei video che ho dedicato ai Maneskin avevo il tuo basso, insomma, sì. che tu mi hai prestato il bellissimo Longhorn azzurro, ho mandato uno spezzone di un tuo video che è Ugly Song. Sì, grazie, grazie. E a questo punto direi che vorremmo saperne un pochino di più di te, quindi sì. Sapere un pochino di tutto il tuo percorso, insomma, tu sei... uno che ha fatto e sta facendo tante cose, quindi non voglio anticipare nulla. Però, come al solito, a me piace partire dalle origini. Quindi, sì. Tu nasci come bassista, siamo compaesani, siamo tutti e due latinensi, diciamo così, però poi tu hai preso il volo, diciamo. Sì. Però, ecco, sentiamo un po' sui tuoi esordi, come scegli il basso, perché scegli il basso... Beh, è una storia divertente, in realtà, perché io nasco, come sai, in una famiglia di... Ho due fratelli più grandi, musicisti a loro volta, e io a 12 anni, insomma, fin da piccolo in realtà vedevo le loro prove e mi sono appassionato da subito alla musica, specialmente all'inizio heavy metal, quindi sono un metallaro nel profondo. Grande. No, voi tra l'altro avete un bellissimo tributo agli Iron Maiden. Sì, sì, che quello è una cosa storica che va avanti veramente da tantissimi anni. Io l'ho pure visto diverse volte. Sì, quindi quando riusciamo ad essere tutti insieme nella stessa città, facciamo una serata così per ricordare i vecchi tempi. Ricordiamo il nome del gruppo? I Moonchild. Moonchild, perfetto. Sì, sì, a Latina, insomma, ci siamo creati il nostro pubblico di affezionati. Grande. E quindi da piccolo io vedevo le loro prove e vedevo che spesso e volentieri avevano un sacco di problemi a trovare dei bassisti fissi. Quindi mio fratello Fabrizio suona la batteria, Antonio la chitarra. All'inizio, devo dire la verità, ero molto affascinato dalla batteria, però poi vedendo questo problema che avevano con i bassisti ho detto ma... se io mi mettessi a studiare e suonare il basso, magari avrei qualche possibilità poi di entrare nel gruppo, perché in effetti poi così ho fatto. E la convinzione finale è arrivata quando nel 93, mi pare, abbiamo accompagnato con i miei genitori e i miei fratelli a vedere gli Iron Maiden al Palaghiaccio di Marino, il tour di Fear of the Dark, mi pare. Grande. L'ultimo con Bruce Dickinson prima che lasciasse la band. E siamo andati lì in anticipo, i miei genitori appunto hanno accompagnato i miei fratelli perché ancora mi pare non erano maggiorenni all'epoca. E aspettando fuori dal palazzetto vediamo arrivare proprio il tour bus degli Iron Maiden. E dal tour bus c'era già un po' di gente da aspettare. Gli Iron Maiden hanno salutato la gente che era lì e io mi sono beccato una linguaccia da Steve Harris. Ah, che grande! perché mi ha visto lì piccolino, mi ha fatto una linguaccia. Quindi tu sei contentissimo. Ecco, quello è stato il battesimo, diciamo, detto, ecco no, devo suonare il basso. Perfetto. E quindi da lì poi ho iniziato la mia carriera. Il tuo percorso che poi è andato sì. Oltre. Senti, io direi, no, visto che stiamo inaugurando un nuovo format che sono chiacchierate più ampie, ad ampio spettro, non soltanto basso oriente, però è caratterizzate anche da un po' di intermezzi. Sì. Io manderei subito un bello spezzone dove ci sei tu che suoni con un signore sconosciuto che sta allo stick. Va bene, va ok? Bene, va bene. Perfetto, quindi un certo Tony Levin allo stick accompagna Marco in questa clip e insomma adesso ci racconti come è successo tutto ciò, perché poi fra i tuoi inizi, Iron Maiden eccetera eccetera, c'è a un certo punto questo camp che vai sì. A fare e diventi amico, perché poi siete proprio amici, tant'è vero che ultimamente mi hai fatto sentire una traccia di basso che ha suonato su un tuo lavoro. Sì, sì, sì. E...
con un certo Tony Levin. A te la parola. Allora, lì era il 2011, mi ero laureato da poco in lingue, però ero comunque proiettato verso il sogno del musicista, no? Professionista. Volevo dare un po' una svolta al mio percorso e ho saputo di questo camp che si fa poi, quello era il primo anno che lo facevano. Però adesso si fa ogni anno, ha Perfetto. avuto molto successo ed è un camp che si chiama Trio of a Perfect Pair, music camp dal nome di un album dei King Crimson su cui suona proprio Tony Levin. E in questo camp ci sono lui, cioè Pat Mastelotto e Adrian Belew. Perfetto. Quindi alcuni dei musicisti che sono passati per King Crimson, che hanno poi, come sai, cambiato molte formazioni, però loro hanno resistito a lungo, e Tony e Pat ancora tuttora suonano con i King Crimson. Quindi questo camp nasce, è rivolto, diciamo, agli appassionati di King Crimson, ma ovviamente anche chi vuole farlo di mestiere è ben accetto, insomma, è il benvenuto al camp. E io, dopo la laurea, i miei mi hanno chiesto che regalo vorresti, ho detto guardate, compratemi un biglietto aereo per andare a New York e poi voglio fare questo camp a E quindi Woodstock. era a Woodstock, quindi Esatto, quindi sì, beh, diciamo un posto come l'esperienza. un altro, Sì, già diciamo. il fatto di trovarsi a Woodstock respiri un'aria magica, diciamo. Certo. E poi c'è tutta l'esperienza, insomma, del partire da solo, viaggiare, farsi il viaggio, arrivare a New York e trovare il pullman giusto per arrivare a Woodstock. Sono arrivato poi tra l'altro la sera prima. E mi ha ospitato Jerry Marotta, batterista storico di Peter Gabriel. Sono stato a casa sua una notte e poi la mattina dopo mi ha accompagnato al camp a Woodstock, vicino a Woodstock, in realtà in uno spazio incontaminato nella natura, dove se uno Bello. sta attento capita qualche orso Madonna. con i piccoli. E quindi niente, sono arrivato lì pieno di belle speranze col mio basso, una custodia pesantissima all'epoca, un errore che non ho mai più fatto di Custodia portarmi. rigida. Esatto. Quando poi viaggi di più ti affini pure da E questo punto di ti anche vista. inizi a disinteressare abbastanza delle Esatto, botte sul basso. esatto, esatto. E quindi c'è un aneddoto anche interessante della prima sera. Sono arrivato lì e questo camp ha un lato anche conviviale, quindi tu trascorri una settimana con loro in cui sì, suoni, assisti a delle lezioni, eccetera, però poi fai delle cene, stai con loro in maniera informale, Chiaro. quindi Quindi ti nasceva come un music camp, diciamo fai un. così, Sì. fatto per appunto conoscere, studiare, respirare. Esatto. Quindi però c'hai pure questi momenti di convivialità con gli host, diciamo. E quindi Perfetto. la prima sera io ero visibilmente emozionato a cena e mi ricordo questa cosa di Tony Levin che arriva dopo cena con una fiaschetta di Fernet Branca e mi fa: oh, visto che sei italiano, io so, insomma, a me piace tantissimo il Fernet Branca, ce lo condividiamo, un bicchierino, Dai, tutto a e posto. Da là lì poi si è sono, stemperato tutto. esatto, sono stato molto a mio agio. Quindi questo camp è stata una bellissima esperienza, quindi Sì. nemmeno a dirlo, abbiamo visto pure nel video, jam, cose, eccetera, eccetera. Poi da lì però tu ti sei portato delle grandi amicizie e grandi collaborazioni, perché appunto con Tony siete in confidenza, insomma, lavorate Sì. insieme, ma anche con Pat Mastellotto, che è in qualche modo diventato per un tuo progetto il tuo batterista, quindi... Cioè, hai acquisito un batterista di lusso, grazie a questo. Come è andata, insomma, ecco, mi puoi raccontare come ci puoi raccontare, insomma, come sei passato da essere un semplice studente del camp a entrare nelle grazie di questi personaggi? Cosa ha significato per te confrontarti con i King Crimson, insomma, la Certo, storia? ma guarda, Perché lì nel magari eri anche video. appassionato del genere, no? Sì, lì nel video che appunto suono Red, un pezzo storico dei King Crimson, io mi stava, per dirla un po' alla romana, mi stava a pian corpo, perché Tony mi fa: vuoi suonare un pezzo con noi? E tutta la gente là che si è girata. Beh, sì, mi stavo tremando le gambe, però l'ho fatto. E lui mi ha passato il suo Music Man. Fra l'altro, ecco, quello stavo per dire, che tu avevi in mano il Music Man di Tony Levin. Io
un po' così timidamente ho detto: senti, ok, vado a prendere il mio basso allora in camera. Ho detto, ma il mio non ti piace, mi ha fatto. Grande. E quindi ho usato il suo Music Man, che è quello il suo storico Barbie Bass, che l'ha Yes. usato su un sacco di dischi, di tournée. Se tu guardi il Secret World Tour di Peter Gabriel, lui quel basso usa, Sì, quindi. infatti, non lo ricordo. C'è quello, mi ricordo quello, e mi ricordo quell'altro Music Man bruciacchiato, storico, che è Esatto. quello che invece mi hai fatto sentire Sì, recentemente su una. quello lo usa più in studio, Perfetto. però quello era il basso anche dei concerti, e quindi Certo. trovarmi sto basso nelle mani con quella potenza di suono è stato veramente bello, suonare Red poi. E diciamo che poi tutti questi piccoli episodi, vedevo che nel camp loro, non lo so, hanno forse riconosciuto qualcosa Il tuo nel. talento, insomma. Non lo voglio, non sta a me dirlo, però magari vedevo che gli stavo simpatico e comunque hanno colto qualcosa. E quindi mi coinvolgevano anche lì al camp stesso, quando c'era da fare qualcosa anche con più bassisti, perché poi si creavano queste situazioni in cui si suonavano dei pezzi con, che ne so, sezione di bassisti, sezione di chitarristi, batteristi, una cacofonia a Mamma. volte, però bello, e quindi a me mi mettevano sempre tipo in prima linea, come dire, ecco, guida la sezione dei Perfetto, hanno bassisti. capito subito, insomma, con chi avevano a che fare. Ed è stato, insomma, una bella conferma per me. E poi da lì, da cosa nasce cosa, come si dice. Io poi ho avuto un po' la faccia tosta di contattarli anche privatamente, dire, specialmente con Pat. Mi ricordo nel 2011 proprio, ho questo pezzo in cui io proprio sentirei te suonare la batteria. E lui, di molto buon grado, ha ascoltato il brano, gli è piaciuto tanto, ha accettato. E poi da lì, È nato un progetto. sì, poi una cosa tirava l'altra. Anche Tony, sempre molto ben disposto, quando io sentivo, che fa un po' strano da bassista dire magari a un altro bassista se vuole suonare su un tuo Certo, brano. assolutamente. Però poi, come diremo dopo, io poi ho preso una strada più da autore. Esatto, no, infatti questo volevo dire, lo diciamo alla community, che nel senso che tu nasci come bassista, sei bravissimo, sei un bassista fenomenale, però poi in realtà hai un grande talento anche per cantare, scrivere, addirittura suonare altri strumenti, sei un grande sperimentatore, Sì. la chitarra, insomma, fai anche serate in cui ti accompagni tu, chitarra e voce, insomma, sei a 360 gradi, quindi, e quindi è chiaro che poi, diciamo, nella tua vita, da che eri partito magari in un'ottica bassistica, fra virgolette, piano piano hai capito che la tua vocazione era più verso i tuoi progetti, la Sì, scrittura, i dischi. mi sono reso conto che io in realtà, grazie per i complimenti, però sono un bassista veramente Ma onesto, cioè una cosa, sono un bassista normalissimo, ti do la verità. Però appunto mi vedevo più orientato verso la composizione e poi necessità fa virtù, quindi io per comporre i miei demo, che poi mandavo magari ai musicisti, no? Imbracciavo la chitarra, mi tiravo giù la parte come la immaginavo, cantavo la melodia vocale che avevo in mente, quindi è nato questo fatto di suonare più cose. È stato più una necessità di buttare giù le idee che avevo, certo. e questo mi ha aiutato poi anche a esplorare bene i programmi, no? La tecnologia, capire come registrare, e piano piano poi col tempo ti affini, quindi. Chiaro. Sono diventato anche più preciso, quindi se avevo una parte di chitarra magari riuscivo a suonarla io bene in realtà, piuttosto che invece di affidarla a qualcuno. Quindi ecco, sì, è stata necessità virtù, però nasco dal basso, ma poi. Però in qualche modo, ecco, tu hai, adesso parleremo anche dei tuoi progetti, no? Hai anche un progetto dove siete due bassi, comunque continui a suonare il basso nei tuoi Sì, progetti, basso e voce, cioè privilegi il basso sicuramente, anche se sono. poi, voglio dire, se uno c'ha Tony Levin che ti fa la traccia sul disco, sarei io il primo a dire, no, suona, che magari ti suona uno di questi strumenti Sì, storici, tipo appunto il Music Man, quello che si è bruciato, che c'ha quel suono particolare. infatti poi quando lo coinvolgo cerco sempre di fargli suonare l'NS, il contrabbasso elettrico, perché Esatto, lui lui è ha bravissimo. un suono Io l'ho molto. visto proprio col progetto L'Image, si chiama, Ah, dove certo. suona l'NS, Con suona Steve lo Gadd. stick con Steve Gadd, che lo Sì, diciamo a sì, sì. fare. Quindi sì, lo stick, insomma. Però ecco, io anche dal vivo continuo a suonare il basso, quindi anche Certo. quando porto i miei progetti dal vivo sono il bassista, poi canto, però. Chiaro. Ti è risultato difficile imparare a suonare le cose che suoni sul basso? Perché tu comunque vai sempre in una direzione sperimentale,
prog, cioè non è che fai pop, diciamocelo, cioè è un genere il tuo impegnativo. Tu dici non sono bravo bassista, ma cavolo, suoni delle cose che non sono Doom Doom, insomma, non sono Gino e Jack, sono ben altro. Però, come approcci questo e dover cantare contemporaneamente, cioè linee fitte? Lì richiede tanta Hai studiato preparazione. molto i Rush, diciamo, Sì, ecco, dopo gli probabilmente. Iron Maiden sono passato per i Rush, ho studiato molto che di lì. Più che i Police, insomma, più i Rush. Sì, ero più spostato su quel fronte, anche se poi in realtà sono stato parecchio pure su Police, su Chiaro. Sting, ho sviscerato bene Sting, anche perché poi in realtà le cose più sperimentali le faccio con Julie Slick, Esatto. di cui poi parleremo, ma in realtà quando suono le mie cose, i miei dischi da solista, in realtà tendono più al pop, ma sempre con quella matrice un po' più di ricerca, no? Esatto. Quindi, però, insomma, diciamo che lì le linee di basso sono, tra virgolette, più tradizionali, quindi tengo due piedi In in una una scarpa. scarpa. E diciamo che cerco di essere un bassista che non disdegna nessuno dei due approcci. Quindi io voglio essere un bassista che sa suonare da bassista, no? Però mi piace anche Però se andare. devi dare, dai. Esatto, A proposito di questo, guardiamoci un'altra clippetta esatto. dove c'è appunto Pat Masselotto alla batteria con Sì. Sì. te. Via. Allora, di questo clip cosa ci dici? Dove eravate? Che stavate facendo? Come è nato questo progetto? Allora, qui, come avete visto, insomma, c'è anche Julie Slick, che è diventata poi una mia collaboratrice importante con gli anni. Lì era il 2015, quindi qualche anno dopo il camp, erano già usciti due miei dischi da solo. E Vogliamo dire i poi, titoli di sì, questi? mi Ecco, andate sul raccomando. link Bandcamp che rimettiamo anche in questo video in I descrizione. primi due dischi erano One Time Somewhere e Dime Novels, su cui appunto troverete anche Pat, Tony, i vari brani. Però ecco, dopo il secondo disco ho cominciato questa collaborazione con Julie Slick quasi per caso, nata da un post su Facebook di Julie in cui lei chiedeva, era impegnata in un tour europeo all'epoca. Lei, lo ricordiamo, è una bassista molto brava, pure lei, che suona molto gli strumenti tipo il Fender 6, Sì, sì, diciamo, sì. quindi che bassi a 6 corde, un po' chitarristici, no? Sì. Poi ne ha una versione della Lakland, poi ne parleremo, insomma. Quindi Infatti. in questi progetti, insomma, non è che suonate due bassi bassi. Esattamente, Lei bravissimo. copre un po' il ruolo un po' più chitarristico, pur avendo comunque il range grave. Sì, lei ha fatto questo post su Facebook, era in tour in Europa e invece di tornare in America, lei in quel periodo faceva un po' la gypsy. Non aveva una dimora fissa Sì, perché era tantissimo in tour e quindi non voleva pagare l'affitto in soldoni. chiaro. E ha fatto questo post in cui chiedeva: io sto 2 settimane in Europa, qualcuno vuole propormi delle serate? E io all'epoca avevo molta faccia tosta, come ti ho detto prima, che mi sono proposto, ho detto: guarda, possiamo fare delle serate in Italia se vuoi, a due bassi. Bello. E lei è intrigata da questa cosa perché aveva ricevuto, che ne so, richieste da batteristi, da chitarristi e mai da bassisti, no? Chiaro, perché lei ovviamente pure lei nasce come bassista Certo, tradizionale, però non certo. disdegna sperimentazione, Esatto. strumenti particolari, insomma. E quindi ha accettato, ci siamo visti all'epoca a Bologna, abbiamo fatto delle date in Toscana e ci siamo trovati talmente bene che poi abbiamo scritto già delle cose per quei concerti, non abbiamo semplicemente improvvisato. Abbiamo anche scritto delle composizioni, no? Ed è nato poi subito un disco, nato come Julie Slick e Marco Machera,
È che c'era appunto Mastellotto alla batteria, Esatto, giusto? e quindi poi per fare un breve, abbiamo fatto un breve tour in America per promuovere quel disco, e quel video che abbiamo visto era proprio un concerto, forse l'ultimo concerto del tour era a New York in un club molto intimo che si chiama Spectrum, e nel Lower East Side, zona storica di New York. E tra l'altro quel tour fu veramente difficile da portare a termine perché era gennaio, nel 2015 ci fu una tempesta di neve atroce Immagino. e Pat è arrivato in tempo per la prima serata, quindi non abbiamo fatto prove perché il suo volo è stato cancellato. E mi ricordo che è arrivato lì al soundcheck del primo concerto, ci siamo guardati e ho detto: "Senti, niente prove, facciamo il soundcheck, proviamo un attimo". È andato tutto abbastanza bene, Beh, dal video si direbbe che è andato tutto strabene. E sì, poi nel video avrei notato che uso le funk Ah, fingers, tra l'altro, esatto, quello ti stavo per chiedere. quelle Le di Tony. famose Fun Fingers di Tony. Ti ha iniziato Tony ad usare Sì, diciamo che lì al camp lui ne aveva portate una scatola, ha detto se chi voleva usarle, Funk Fingers per tutti, insomma. Ha aiosa. sparso il verbo. E io ho provato queste funk fingers, poi lì al camp in realtà. C'è un signore che si chiama Kevin Andrews che poi ha ripreso la produzione delle Funk Fingers. Ah, ecco. E per un periodo erano andate fuori produzione. Infatti, cioè, ho visto tanta gente che se le E autocostruite. invece poi è arrivato questo Kevin Andrews che è diventato anche lui molto amico di Tony e ha ricominciato a produrle sotto le specifiche di Quindi, Tony se volete Funk Fingers vere, Lane. insomma, Esatto, cioè il sito sono si chiama disponibili. Perfetto, expandinghandsmusic.com. Poi ecco. magari metti un Invece link. di che autocostruire con le bacchette Esatto, delle potete ordinarle. batterie. E poi ho chiesto a Kevin un modello personalizzato per me, perché per me erano un po' troppo lunghe. Diciamo che io sono piccolino e quindi Certo. mi servivano leggermente più corte e me le ha fatte. Me le ha fatte verdi e anche rosse. E quindi nel video uso quelle perché all'inizio con Julie lei usa tanti effetti. Sì. Uso tantissimi effetti. All'inizio io, per approcciarmi a questa cosa da bassista, no? Per capire un po' come far funzionare due bassi insieme, ho pensato di modificare il suono non tanto con gli effetti, ma con degli oggetti, quindi quasi una sorta di basso preparato. Certo. Quindi appunto usavo degli archetti, Infatti, stavo per dirlo. queste funk fingers, quindi cambiavo il suono del basso, ma proprio alla fonte. Certo. E poi con il tempo anch'io però mi sono lasciato prendere un po' dalla mania degli effetti e ho aggiunto qualcosa, ma come dicevi tu poi in realtà ci alterniamo, no? Se lei sta in un range basso io vado più in alto e mi occupo Chiaro. dell'effettistica, a volte in realtà facciamo anche delle cose che sono proprio due bassi, quindi siamo tutti e due su un range medio-basso, però facciamo delle linee diverse che si intrecciano. Perfetto, deve essere interessantissimo Sì, comporre in diciamo, questo modo. c'è uno studio alla base stimolante, da bassista anche, Chiaro. insomma. Senti, quindi da queste poi serate nasce il tuo progetto proprio con Julie Slick, che Esatto. poi come vedrà alla batteria un altro bravissimo batterista Sì. dopo Pat, che è Alessandro Inolti, giusto? Alessandro Inolti, che Inolti. Allora, saluto. esatto, salutiamo Se Alessandro vedrà e questo. vediamo una clip, quindi a questo punto degli Sì. Ego Test nella loro formazione, fra virgolette, definitiva, anche se poi le collaborazioni con Pat sono Sì. Esatto. continuate, però è chiaro, dovevi costruire una band per poter fare di più, insomma, Sì. no? Allora, via! Hey.
Perfetto. Allora, dici due parole sugli ecotest che abbiamo appena visto, insomma, che avete fatto di bello, che avete Sì. prodotto, progetti futuri, insomma, un po' tutto. Dopo quel primo disco, come dicevo, a nome Judy Slick Marco Machera, siamo andati avanti a comporre, abbiamo fatto quel tour, però poi volevamo proprio trovare un'identità, no? Quindi essere una band. E quindi abbiamo pensato di trovare un nome, Ecotest, nato poi da un gioco di parole. In realtà Ecotest la risonanza che si fa al cuore per Infatti. capire, diciamo che poi è musica che nasce veramente dal cuore, e abbiamo pensato a questo nome per riassumere un po' quello che c'è dietro gli Ecotest. Ed eravamo sostanzialmente io e Giulie, però volevamo trovare un batterista stabile per la formazione. Pat, come sai, è sempre Chiaro. impegnatissimo. C'ha un, come dire, giusto qualcosina di impegnativo da fare con una certa Esatto, band. e quindi Giulie, tramite la storia pure qua è divertente, perché tramite un suo collaboratore, batterista americano che si chiama Tobias Ralph, mi dice: guarda, Tobias mi ha detto che uno dei suoi studenti ha studiato con lui a New York, come si chiama, al Drummers Collective. Sì. E questo batterista è italiano, è di È Roma. di Roma, tra l'altro, quindi Esatto, praticamente sei tornato a casa. e quindi abbiamo contattato Alessandro, e lui è arrivato a Latina a fare le prove con noi a Borgo Santa Maria d'Obiettivo Da Musica. te, esatto, che poi è la scuola che hanno anche insieme ai tuoi fratelli, no? Esatto. È arrivato Alessandro, abbiamo fatto un provino, se così si può dire, abbiamo fatto un'audition. Ed è andata benissimo, quindi è stato un giro di proprio dall'America tornare poi alle origini a Roma. Esatto, e quindi trovarvi qua, adesso l'unica che deve venire a riprendere l'aereo è Giulia, però vi Infatti, mettete, vi chiudete, insomma fate, esatto. componete, quindi adesso avete anche cioè questo membro, vabbè che tu non stai più qui, insomma No, tu adesso no, stai fuori, abito a Bruxelles. abiti a Bruxelles, infatti, quindi comunque l'aereo lo dovete prendere un po' Siamo un gruppo tutti. internazionale, e in realtà poi ci troviamo sempre da qualche parte, non c'è mai troppo tempo per provare, purtroppo, perché insomma. Perfetto. Però ecco, facciamo tanto lavoro anche da remoto, quindi ultimamente i nostri dischi li abbiamo registrati tutti a distanza. Ne abbiamo un altro pronto che uscirà, penso, nel 2022. Però è così, c'è una grossa parte, grossa fetta del lavoro viene fatta a distanza, poi quando abbiamo dei tour, delle sessioni, ci troviamo e andiamo. Perfetto, quindi sarà assolutamente da approfondire il progetto Ecotest. Se volete andate su YouTube, Sì. spizzateveli, se vi capita una serata a tiro andateli a vedere perché sono davvero spettacolari. Credo soprattutto per un bassista vedere un gruppo a più bassi con tutte queste sperimentazioni, Infatti, l'effettistica, quindi in effetti, ecco con gli Ecotest poi si presta bene anche al discorso clinic. Noi abbiamo fatto che... tanti clinic Esatto. in giro in America, in Messico, in Spagna. Clinic è bellissima perché parti appunto dal basso, strumento tradizionale, e poi apri un attimo le possibilità, e quindi ho visto tanti, tanti spettatori, studenti molto interessati a questo discorso di prendere il basso e farlo diventare Esatto, qualcos'altro. tu poi su questo hai anche, come dire, continuato il filone col discorso out of the box, che Sì, sono degli sì. incontri dove appunto racconti un pochino la musica Sì. sperimentale, Dungeon Cage, andando avanti, alcuni, come dire, ho avuto il piacere di assistere anch'io, è stato davvero molto molto interessante perché giustamente sono filoni, come dire, non pop, Sì, quindi la gente magari non sa. c'è tutta una zona d'ombra, no? Nel Esatto. senso che a me poi da compositore piace fare ricerca, Esatto. studiare, capire, quindi anche per chi lo faccio, soprattutto per chi vuole acquisire un senso critico, no? Perché secondo me da musicista, da compositore, è bello avere un po' le idee chiare e trovare una propria identità. Chiaro. Quindi si fa un percorso di conoscenza, diciamo che è quasi un progetto culturale, out of the box. Quindi si guarda la musica da varie angolazioni, quindi non è ovviamente un corso in cui ti dico: ecco, questo è il basso e si suona così, facciamo un percorso Certo, didattico classico, no? Come sai. certo.
però è più una cosa ad ampio respiro, quindi si parla di musica, di coscienza critica, di creatività, non si spiega la creatività, non si Certo. può spiegarla, però ci sono modi per svilupparla, Chiaro. Quindi c'è tutto questo filone. E poi è interessante il discorso proprio di generazione del suono a partire da dallo strumento basso, cioè Certo. quello che non ti aspetteresti da un basso, ecco, lo scopri con Marco Machera. Sì. Perché poi, ecco, rimane il fatto che tu di base sei un bassista, quindi appassionato di frequenze basse, quindi Sì. sperimenti con archetti, Sì, mi è venuta in mente i una bow, cosa. giusto? Anche i Anche, bow. certo. Esatto. Mi è venuta in mente una volta che mi sa era una Zoom call con Tony Levin e qualche altro bassista che io ho detto, ero nel periodo di piena sperimentazione con gli Ecotest, quindi stavo provando un sacco di effetti e io ho detto durante questa call, guardate, sto facendo di tutto per non suonare come un bassista, cioè non suona come un basso. E Tony Levin mi ha fatto, io dopo 50 anni più di carriera sto ancora cercando di suonare come un bassista. A proposito, boh, qua, questo è un gancio perfetto per dire una Sì. cosa, no? Quando ho fatto il mio video dedicato a 1000 giorni di te, di me, Sì. Gino e Jack, no? Noi poi siamo sempre in contatto, ci Sì. sentiamo, tu sei carino, mi dai dei feedback, e ho detto, ah, bello quel video, me l'hai condiviso, e ho detto, chissà Tony che direbbe, no? Se vedesse questo video dove ho raccontato un pochino tutta la genesi del pezzo, il discorso appunto del giro pop un po' funkizzato alla Certo. Earth, Wind and Fire. Tu mi hai detto molto semplicemente, forse Tony si direbbe semplicemente che non si ricordava di aver suonato quelle cose. Esattamente, Quindi lui. ecco, questo vorrei approfittare per sentire un pochino da te il personaggio Tony Levin, perché tu lo frequenti Sì. tanto, collaborate, siete proprio amici. Quindi raccontaci un po' Tony Levin, visto dall'esterno, insomma, dal tuo punto di vista. Tony Levin è un personaggio, porta l'importanza che ha con sé, cioè lui come cammina, come parla, lo vedi che è qualcuno che questo personaggio è importante, no? Ti fa Ok, un lo po' capisci di. anche se non lo conosci, insomma. Ti dà un po' all'inizio di. Ti mette un po' in soggezione, devo Ok. dire. Anche se poi è molto rilassato, ti mette a tuo agio. È un signore, è molto gentile, insomma, è di una generosità pazzesca. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, questo, è molto generoso. Perfetto. Però ecco, si porta dietro quel bagaglio di esperienza, no? E poi parlandoci ti rendi conto che lui ha fatto talmente tante cose, ha vissuto talmente tante situazioni che se tu gli parli di qualcosa in particolare, nello specifico, lui non se la ricorda il Cioè, 90% delle volte, giustamente. però ti snocciola delle cose, ti dice: ah, la sessione con John Lennon di Black Fantasy, Double Fantasy, scusa. Lui ha fatto il disco nell'80, poco prima che poi John Lennon purtroppo Morisse, morisse, sì. no? E poi ti snocciola cose, Buddy Rich, quando suonavo nell'orchestra di Buddy Rich, che licenziava i musicisti. E tutti i musicisti si nascondevano perché lui licenziava gente da un momento all'altro. Cioè, ti racconta cose, Aneddoti, cose. sì, che tu rimani un attimo, cioè la storia Certo. davanti, cioè veramente la storia, però ti rendi conto che è una persona estremamente semplice. Chiaro. E anche con gli strumenti lui non è affatto geloso, non è neanche uno di quelli che sta lì. E magari, sai, lui li poggia a terra. Cioè, io ho visto sta cosa un po' scioccante. Cioè, di Tony Levin che poggia il basso lì, lo lascia lì senza preoccuparsi se si graffia. Lo fa Però, vivere, insomma. No, ma poi è sì. singolare il fatto che quando gli sei. Perché lui ha questo blog dove racconta tutta la sua vita, Sì, no? tra l'altro, uno dei primi blog di Esatto. internet. Ed è rimasto con quel look un Sì, sì. po' anni 90, diciamo. È Sì, bellissimo. E mi ricordo quando ho letto tutta la storia di questo incendio che c'è stato, di sì. Sì. questa casa, insomma, sua, questa abitazione, in cui il basso, praticamente il music man, si è bruciato, quindi mezzo Esatto, bruciato. E lui ha fatto rinascere questo strumento perché nel senso che l'ha preso così com'è, lo suona. Mi dicevi che pure, secondo lui, è pure migliorato il suono perché forse esatto. l'asciugatura rapida, la stagionatura Ha accelerata. Però è uno stagionato, strumento quindi. meraviglioso con questa bruciatura. Sì, poi tra l'altro fa ridere il fatto che lui si era fatto aerografare la sua silhouette, no? Che è molto classica, cioè lui con questi baffoni Sì, calvo, no? sì, sì. Sì.
E dice, dopo la bruciatura gli è venuta la capigliatura afro perché c'ha tutta la bruciatura sui Sopra i capelli. capelli. Fa molto ridere questa cosa, però effettivamente proprio di recente ho registrato su un mio pezzo che uscirà più Prossimo avanti disco. e ha usato quel basso e c'ha un suono veramente E confermo caratteristico. perché Marco mi ha fatto Sì, sentire tracce isolate, ho isolato. detto mazza. Cioè, si sente proprio il legno che vibra, no? Eh Io dico sì. che questo fuoco deve aver fatto un po' l'effetto stagionatura rapida, tipo i Esatto. Poi roadworm, no? Tipo ovviamente, forno, no? Visto quando mettono i legni nel forno. bravo, e ovviamente però c'è da dire che anche la sua mano fa tanto Chiaro, quello non e abbiamo anche dubbi. il modo in cui si approccia al timing, cioè è pazzesco lui che è un po' behind, però è proprio quell'incedere tipico È proprio che è behind, lui, guarda, io sì. questo l'ho capito quando ho tirato giù Mille giorni di te di me. Sì, sì, Cioè, sì, sì. in quel modo solo lui la poteva suonare. Sì, sì, Non c'è sì. proprio storia. Però in qualche modo riesce sempre ad essere incollato Sì, al batterista, quindi non è quel behind fastidioso, no, capito? esatto. Scollato, È un behind capito? bello Sì, che sì. dà un certo portamento. Esatto, proprio aggiunge qualcosa al pezzo, ecco. Allora, andando su un altro personaggio di grande spessore con cui tu collabori, che è appunto Pat Masselotto, no? So che recentemente hai collaborato con lui anche proprio a degli arrangiamenti di brani dei King Crimson. Sì, Interessante questa cosa, com'è nata, che cosa è è nato, esattamente. il progetto è nato durante il lockdown. Io ero a Bruxelles, lui ovviamente anche non era in tour, lui è sempre in tour, ma per forza di cose siamo stati tutti a casa, quindi abbiamo lavorato tantissimo in studio. E mi ha contattato dicendomi, mi ha mandato una mail, Marco, guarda, mi serve una mano. E già questo mi ha lasciato un attimo, insomma, Pat che mi chiede una mano, è bello, è sempre bello ricevere una mail del genere. Sto lavorando a questo disco di riarrangiamenti dei brani di King Crimson in vena romantica, women friendly, possiamo dire. È Ok, perché è ah nata sì, questo mi avevi detto che mi sì. avevi raccontato che praticamente ai concerti di King Crimson c'è sempre un pubblico maschile, quindi la Sì. moglie di Pat ha detto Esatto, fate qualcosa per le lei andava al bagno e ovviamente il bagno donne. degli uomini c'era sempre una fila pazzesca, quello delle donne non c'era mai, nessuno. E lei è una cantante, si diletta a cantare, fa tutt'altro nella vita, però si diletta anche a cantare. E hanno avuto quest'idea di prendere brani di King Crimson e riadattarli, quindi con voce femminile, Bello. degli arrangiamenti un po' più tendenti al jazz, swing, ma non solo, è un po' ambient, lounge, Interessante. eccetera. E ha pensato a me per riarrangiare un brano degli anni 80 che si chiama Matte Kudasai e mi ha dato dei riferimenti, quindi molto pensa a Strade Perdute di David Lynch, mi ha mandato dei riferimenti tipo David Bowie, Marilyn Manson, cose anche un po' industrial. E allora nel giro di un paio di giorni gli ho preparato una demo, molto su quella vena lì oscura, linciana. Esatto. E gli è piaciuta tantissimo e poi da lì mi ha fatto collaborare a tanti altri brani del disco. Mi diceva, qua ci vorrei un arrangiamento di fiati, una tuba, qualcosa, oppure qua ci vorrei delle tastiere un po' atmosferiche, ambient. E mi ha fatto suonare tutto, il basso forse solo su un brano. Ma è uscito questo disco? Sì, è uscito, si Titolo? chiama A Romantic's Guide to King Crimson. Che figata. E si trova online su Bandcamp, ed è molto molto I King interessante. Crimson che non ti aspetti, potremmo dire, Esatto, per gli esatto. appassionati Infatti, del però sta genere. piacendo anche al pubblico di King Crimson, Ottimo. devo dire. Quindi Non me praticamente si l'aspettavo. inizierà a infoltire pure la fila delle Ma donne, il bagno chissà, delle donne. infatti. Grande. Senti, in coda a me poi piacerebbe concentrarmi invece sulla tua produzione, perché poi Sì. abbiamo parlato di tutte queste collaborazioni. Le band, Tony Levin, eccetera, eccetera. Poi c'è Marco Maghera con i suoi dischi. Tu, diciamo, piano piano hai capito che la tua direzione era quella di scrivere, quindi di concentrarti sulla tua musica, sulla tua sperimentazione. Quindi parliamo un pochino degli ultimi lavori. Small Music from Broken Windows è il Sì. penultimo, che ho ascoltato anch'io, molto bello, grandi atmosfere, quindi
Insomma, se non ci avete pensato, andate sul link che vi metto in descrizione. Vale molto la pena ascoltare e anche acquistare i dischi di Marco. Insomma, è anche importante supportare gli autori emergenti, chiamiamoli di nicchia, diciamo Sì, così. sono di Perché nicchia, comunque, vabbè, ahimè, però, però. voglio dire, la nicchia è tutto, insomma, nel Sì, senso che dà sennò anche molta ci libertà, avremmo ecco. solo Orietta Berti e Fedez e Achille Lauro. Allora, insomma, parlami un po' di questo disco e anche un pochino di quello che verrà, Sì. insomma, di cui ho avuto il privilegio di Sì. ascoltare il turno di Tony Levin, Sì. qualcosina, insomma, molto interessante. La direzione un pochino che stai prendendo, quella che prevedi di prendere, di continuare a prendere, diciamo Certo. così. Guarda, Small Music è stato un disco importante. Tra l'altro, in qualche modo è stato eletto da Classic Rock, mi pare, una delle migliori 10 uscite italiane del 2017. Questa cosa mi ha fatto molto, mi ha reso molto felice, ecco. Perfetto. Ed è un disco interessante, è basato su un racconto breve di Lovecraft che si chiama L'Estraneo. E come sempre mi piace usare un po' di metafore per parlare poi del mio percorso di musicista compositore, quindi l'estraneo che è una metafora anche per parlare di chi come me lavora un po' alla periferia della musica, no? Chiaro. E questo, come dicevo prima, ti dà un po' di libertà, ti dà molta libertà, ti dà meno riconoscimento forse, però ti consente di essere te stesso fino in fondo. Quindi il disco in sostanza è questo, ed è una storia che si sviluppa dal primo all'ultimo brano con tutti questi vari movimenti. È quasi come guardare un film, e anche dal vivo poi lo vedremo poi nel video che magari manderai dopo. Suono questo disco dall'inizio alla fine, senza Come un concept interruzioni. album. Esatto, ed è molto immersivo, è molto bello. Almeno la gente che è venuta a vedere i concerti mi ha sempre detto di essere rimasta affascinata da questo percorso, no, che viene delineato dalle Bello. canzoni. Sì, diciamo quindi per il disco, quel disco era molto improntato a un sound un po' più dark del mio solito, di come era Sì, a stato nei me mi hai dischi. ricordato un pochino, ma non so se dico un'eresia, perché poi tanta Sì. gente quando parlo di quello che ci sento, alcuni per esempio riguardo ai Maneskin, ah, come ti sei permesso? Non sarà il tuo caso, però forse tu mi dirai a me non mi piacciono, però un pochino i Radiohead ce li ho sentiti, Ah, come anche no? nel concetto di concept, no? Certo, Di certo. sviluppare un discorso intorno I Radiohead in realtà mi a... piacciono tantissimo e sono una fonte di ispirazione. Anche il loro bassista, Colin, fantastico secondo me. Però sì, ci sono effettivamente molto Radiohead. C'è anche una sorta. In quel periodo stavo facendo molta ricerca sul country, bluegrass. Quindi ci sono dei riferimenti, ci sono un po' anche ironici, se Un vogliamo, un po' po' di contaminato, insomma, sì, un po' di un contaminazione. didascalico ironico, quindi il Esatto. suono del banjo che arriva un po' dal nulla, o Bello. certi strumenti che richiamano una tradizione americana, eccetera. La mia intenzione era creare un blues onirico, oscuro, Esatto. quindi non era un blues tradizionale, no? Chiaro. Il 12 bar. Chiaro. Ma era un blues più cantautoriale, Chiaro. quindi anche se poi effettivamente non c'è tanto di struttura blues in sé, Certo, musicale, a certo. parte un brano forse, però ecco, la tendenza era quella, quindi molto notturno, Sì. anche per via del Ma racconto. diciamo, se posso permettermi, il discorso notturno ti appartiene molto, no? Sì, Cioè, sì, nel sì. tutto quello che fai c'è sempre questa vena un po', se vogliamo, un po' malinconica. Cioè, Noir, esplorare un forse. pochino anche... quello il fuori dal mainstream, il fuori dai Sì. riflettori, no? Anche lo stesso concetto di fare un pezzo e chiamarlo ugly song, ok? E con delle dissonanze volute, cioè Sì. un pezzo che volutamente vuole essere brutto, fra virgolette, no? Per Bravo. essere qualcosa che suona diverso da quello che sentiamo in radio. Questo è il concetto, Sì, e diciamo che credo. quella era, a me piace poi. Sì, sono effettivamente malinconico, un po' dark, devo dire, però mi piace essere ironico anche, quindi stempero un po' tutto. E Ugly Esatto. Song era appunto una presa di posizione ironica, Certo, no? Perché appunto, che è chiarissimo questa cosa. spesso a me dicevano, sai, le classiche domande: ma quando vai a Sanremo? Ma
ma questo pezzo è bello, perché non lo passano le radio? Ed Certo. effettivamente poi certe volte quando le persone ascoltano le mie cose sono un po' spiazzate, no? Perché in realtà poi è musica orecchiabile, se uno l'ascolta in realtà non Certo, c'è niente di così esatto. strano, però ovviamente è fuori dal mainstream, quindi non passa in radio. E mi ricordo che Pat Mastelotto, proprio a proposito di Agri Song, e lui suona su Agri Song, mi Esatto. disse: peccato che non ci sono più radio interessate a A passare queste qui. cose. E infatti Agri Song è proprio nasce come canzone brutta, così magari viene passata in radio, che ne so. Esatto, apposta per far sentire qualcosa di diverso, per esatto, però. attirare l'attenzione, perché oggi, paradossalmente, portando questa cosa sui social, no? Sì. Sul social si dice che delle volte funzionano più le foto brutte, no? Su Esatto. Instagram, che è tutto patinato, passa un Esatto. feed, delle volte si fa anche lo scatto brutto, perché, cioè, poteva essere un concetto di quel tipo, cioè Sì, voler sì. far sentire qualcosa che esce da questi canoni, Infatti proprio il dal testo. solito ritornello in maggiore che Esatto. apre. E anche il testo scherza un po' Con su orietti questa aberti a cosa. bordo piscina, insomma, lo Sì, sappiamo, si è no? suonate un po' di Adesso derive. siamo. Sì, però insomma, poi ognuno trova la sua dimensione, diciamo così. Esatto. Io direi, guardiamoci un po' il video di quando hai suonato questo disco, quest'ultimo, questo penultimo lavoro. No, diciamo penultimo, nel senso che L'ultimo il nuovo deve ancora uscirà uscire. poi, Esatto, sì. quest'ultimo lavoro qua a Latina proprio, un Sì, al bellissimo club. Che è il sottoscala, sottoscala, sì. che è molto, come dire, aperto a queste, Ricettivo, diciamo, ricettivo su sì. questi generi, e sei proprio con gli amici di Latina, insomma, i tuoi Sì. C'è musicisti che sono anche Obiettivo anche Musica, Enzo Ferlazzo, Alessandro Rinotti dagli Norti, Egodes, c'è il esatto. grandissimo Eugene, Grandissimo Eugene, lo salutiamo. lo salutiamo. Altro grande personaggio Sì. della zona, che prima o Storico poi ci faremo una comunque. chiacchierata pure con lui, Come no, chissà. come E tra l'altro, ecco, tu collabori molto con no. Eugene, Sì. fate anche cose insieme. Vabbè, questo magari Certo. sarà argomento di un Come prossimo no, video. Va come bene, allora sentiamo appunto il progetto di Marco live. Everybody run away in shock. Everybody run away in shock. And all that is left is an empty room with a wounded heart. A wounded heart. And all that is left is an empty room with a wounded heart. With a wounded heart. All that is left is an empty room. With a wounded heart. 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 Perfetto, e in coda, insomma, dici un pochino come procedono i lavori per il nuovo disco e quando prevedi l'uscita, il titolo, la tematica, se qualcosa ci puoi anticipare. Sì, guarda, colgo l'occasione per anticiparvi un po' di cose perché in realtà non ne ho ancora veramente parlato Ottimo, ottimo, ufficialmente. perfetto. Però il disco è in uno stato molto avanzato, quindi manca poi un missaggio definitivo, ci sono ancora alcune rifiniture da fare. Oltre Tony, possiamo fare il nome di qualche altro collaboratore Sì, eccelso? cioè, ovviamente Pat, perché ovviamente Chiaro, lui ormai. è un collaboratore fidatissimo. Perfetto. Ovviamente c'è Eugene, che abbiamo nominato prima, c'è Perfetto. Alessandro Rinotti, quindi molti batteristi, Immancabile. immancabile. Ci sono degli arrangiamenti anche orchestrali a cura di un mio storico collaboratore che è Francesco Zampi, anche lui di Ah, Latina. sì, Lo salutiamo pure Francesco. Ho avuto il salutiamo. piacere di suonarci diverse Ah, volte con bene, Francesco. Quindi. bene. È un vero maestro, eh. A voglia, assolutamente. Qua solo grandi persone alla fine, in zona. E poi sono molto contento anche di essere riuscito a tirare dentro un batterista produttore che si chiama Steve Jansen, che è il fratello di David Sylvian, che è un musicista inglese, Conosco, cantautore, bravissimo. compositore, molto, insomma, per chi fa quello che faccio io, per chi sta dentro un po' al mio mondo, David Sylvian è un grosso A voglia. riferimento.
E Steve Jensen ha partecipato a delle tracce ritmiche di un brano, ha curato un po' il sound design in generale di una traccia. C'è una mia collaboratrice messicana che si chiama Julia Centeno che collabora a un paio di brani. Ci sono altri musicisti che ho incontrato durante gli anni e che ho voluto coinvolgere, tra cui Beth Flynor, che è una clarinettista di Seattle molto molto in gamba. Insomma, C'è un bel melting pot, c'è diciamo, tanta siamo gente, curiosi di tanta sentirlo. mescolanza, diciamo così, di Perfetto. cultura, anche di suoni. Uscita 2022, prevista, abbiamo detto 2022, quindi ci vuole un po'. ci vuole un po' perché poi io me la prendo sempre un po' comoda con i miei dischi, mi Chiaro. piace rifinire, sono un po' maniacale da quel Ma mi punto di sembra vista. giusto, come tutti i veri artisti, insomma, il prodotto è il tuo, Sì. vuoi che sia al top, insomma, quando Certo, esce. e poi come concetto, mi piace sempre avere un concetto di base, come era stato per Small Music, no? La Esatto. storia dell'estraneo, Lovecraft, eccetera. A questo giro mi sono un po' ispirato al luogo in cui vivo attualmente, che è Bruxelles, quindi a Bruxelles, come forse sai, c'è tutta l'arte surrealista, Sì, la Magritte, voglia. e la respiri, eh? Chiaro. Effettivamente lì a Bruxelles c'è un po' di surrealismo nell'aria. Quando guardi le finestre, vedi questi riflessi delle nuvole, il Un cielo, po' magrettiano. pensi un po', Che effettivamente, adesso scende uno in bombetta dal cielo. esatto, una mela Esatto. che cade, le pipe che volano, però insomma, e quindi il disco, almeno adesso, se non cambierò idea, più avanti dovrebbe chiamarsi Dormiveglia, anche Ok. se poi i testi sono in inglese, però è il titolo italiano perché non c'è un corrispettivo in altre lingue, ho Di trovato, questo termine, diciamo. sì, che rappresenta così bene quello stato, no? Tra la veglia Perfetto. Un e po' l'area. onirico, no? Che poi i Sì, surrealisti questo facevano, esatto, poi sfruttavano proprio quegli stati per... che poi si rifà un po', insomma, al mio percorso che è sempre legato un po' a un discorso onirico, Chiaro. qua, non voglio dire psichedelico, però ce l'ha quelle code a Ok. volte, anche alla Radiohead, come dicevi tu. Esatto. Quindi ecco, Diciamo pure Dormiveglia, alla Pink Floyd, dai, diciamo, ma come un po' no, come più... no, non l'ho detto però, no, insomma, diciamolo, dai. quindi ecco, è un po' un'indagine in quello stato tra il sogno e la realtà, Scusami ecco. se ti interrompo, cioè loro facevano questo, no? Sperimentavano Come tantissimo suoni, cose, il rumore, la voce del no? portiere finiva sul Come disco. no? Come no? Quindi tu c'hai un po' questa Sì. attitudine a mettere dentro suoni di tutti i tipi. Certo, infatti anche il discorso out of the box che dicevamo prima, che proprio l'anno scorso sono riuscito a farlo anche online, ho portato dentro anche quel bagaglio di Chiaro. informazioni, perché poi facendo ricerca poi tante cose te le riporti, vuoi o non vuoi, in quello che poi Chiaro. suoni, No, poi è componi. interessante perché quando uno al pubblico nomina John Cage, ok, è una cosa. Quando gli nomini Pink Floyd, tutti conoscono gli ultimi Pink Certo. Floyd, ma pochi conoscono Astronomy Come no, come Domine, i periodi Syd Barrett, no? cioè sono Certo. nati veramente con una band super sperimentale e quando ti faceva la registrazione dei suoni della colazione, della mette sul disco, capito? Tutte queste cose che si sono perse Sì, e ma sono che conosciuti là, però... poi quello è un lato molto sperimentale, ma lo sperimentalismo in realtà, se tu pensi a Debussy, no? Certo. Debussy si ispirava molto al suono della natura, cioè lui Chiaro. con le melodie che componeva al pianoforte cercava di ricreare il canto degli uccelli, l'acqua che scorre, il ruscello, cioè quindi, sai, a volte è anche questione di sensazioni, Chiaro. di Assolutamente. intuizioni, ecco, quindi c'è tutto quel lato che è sperimentale, Interessante. ma poi anche all'orecchio non è così ostico, Assolutamente. Poi dipende diciamo. sempre da come lo fai, Infatti, chiaro. infatti, a Cioè, me si può... interessa molto la forma pop, però infarcita di Di queste elementi, dici, cose. ah, ma che è successo lì? Ah, aspetta un attimo, fammi riascoltare. Bello. E quindi magari a un primo ascolto dici, ah, un bel pezzo, tranquillo, ma poi trovi sempre qualche Più che la dettaglio. forma pop, possiamo dire la forma canzone, Bravo, insomma, il concetto della qualcosa che esatto. si esaurisce in pochi minuti e non dura magari. Esatto. Sì, non faccio pezzi di 20 minuti, però insomma. Si sa mai però, potresti Ma sì, sempre... non si preclude niente. Va bene Marco, allora noi siamo curiosi riguardo quest'ultima produzione, io ho avuto Va bene. qualche piccola anteprima, però è Sì. chiaro che aspetto il prodotto finito
Volentieri, arriverà. Con molta curiosità. E niente, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie a te. E apriamo un po' questo filone più ampio sul canale. E sono contento di aprirlo con te, che ci conosciamo da una vita, abbiamo sempre interagito. Ci siamo anche incorsi un po' di formazioni. Alla esattamente, qua in zona. Ebbene, quindi, buon rientro. Grazie, insomma, adesso grazie. Sei capitato qua, io ti ho immediatamente accalappiato, ho detto vieni a fare una chiacchierata prima di prendere l'aereo. Adesso tu a breve rientrerai. E grazie di tutto, grazie e alla prossima. Grazie a voi. Ciao community.